La passione politica al femminile è stata protagonista dello spettacolo teatrale Figlia di tre madri, a cura di Gabriella Bordin ed Elena Ruzza, in scena al Teatro Vittoria di Torino. Sotto i riflettori la vita delle tre madri costituenti piemontesi, Teresa Noce, Rita Montagnana e Angiola Minella, con le battaglie, le speranze, le delusioni, i momenti pubblici e privati e la loro idea del fare politica. Il progetto delle associazioni Alma Teatro e Terra Terra è stato realizzato anche con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Figlia di tre madri è uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare delle donne molto importanti, che sono state le donne costituenti, quelle che sono entrate per la prima volta dopo il 46 all'Assemblea Costituente, elette, e hanno fatto parte delle 21 donne su 556 deputati in totale che hanno scritto la Costituzione. Dato che questo poi è il 70° anniversario del voto alle donne, l'anno di ricordo del voto alle donne, ci sembrava utile raccontare queste vite che sono molto importanti. Non le raccontiamo tutte 21, raccontiamo le tre nate a Torino, che sono Teresa Noce, Rita Montagnana e Angiola Minella. Le prime due, Teresa Noce e Rita Montagnana, sono diventate quelle che sono diventate dopo un lungo periodo di antifascismo militante, di esilio, di lotte, che hanno fatto sì che loro sapessero bene che cosa volevano da questa nuova Repubblica, da questo nuovo Stato, cioè hanno contribuito ad arrivare al 45 con lotte molto importanti. Questo ci sembrava molto interessante raccontarlo, perché sovente la memoria di queste persone non c'è più, quindi soprattutto delle donne, che sono state poche ma hanno dato un contributo molto importante. Soprattutto sono state quelle che hanno scritto la prima parte della Costituzione, quella che non si tocca.